benvenuti a tutti e fate semplicemente segno se sentite bene sia la musica di sottofondo che la voce, così possiamo regolare i volumi. Grazie. Si sente? Ok. Perfetto, benissimo. Allora la musica adesso la metto bassissima. Quindi benvenuti a tutti, grazie per partecipare a questo piccolo programma. E l'idea è quella di utilizzare delle canzoni che hanno un significato spirituale, oppure canzoni che, anche se sono state create non per essere dedicate a Dio, possono facilmente essere riportate e dedicate a Dio. Quindi ci sono varie canzoni indiane, che sono canzoni conosciute in India, ma sono degli anni 30, anni 40, che il fondatore Brahma Baba, il fondatore della Brahma Kumaris, in un modo molto rivoluzionario all'epoca, utilizzava per dare delle spiegazioni spirituali. Quindi era completamente qualcosa che all'epoca non era per niente capito né accettato, questo fatto, questo gruppo che utilizzasse delle canzoni di film per delle spiegazioni religiose. Quindi oggi ci saranno alcune canzoni che ascolterete, queste canzoni da film o canzoni che sono state create appunto per essere dedicate a Dio, sono tradotte, Radha le ha tradotte, e quindi possiamo ascoltare il significato. L'idea è che spesso le canzoni ci danno una tonalità di sentimento, quindi Baba spesso parla di, quando ci sentiamo un po' giù, di mettere delle canzoni o delle musiche che ci risollevano il morale. Quindi può essere utilizzate regolarmente queste canzoni, che fanno entrare un po' uno stato emotivo, sentimentale, dedicato a sentimenti elevati, dedicati a Dio. Quindi questa è un po' una idea dietro questo programma, che abbiamo fatto, penso, un'altra volta o due qui al centro, quando c'erano gli incontri fisici proprio nella sala. Quindi avevamo fatto vari anni fa questo ascolto di canzoni e traduzione dall'hindi e interpretazione, qual è il significato dietro. E poi ho scelto un paio di canzoni italiane che per me sono molto belle, hanno un bellissimo significato, e quindi che ascolteremo dopo, e lì non c'è bisogno di tradurle, le ascoltate direttamente. E poi, se voi avete delle idee, volete mettere dei commenti di canzoni che ritenete particolarmente incoraggianti e spiritualmente interessanti, potete metterle sulla lavagna, scrivere sulla lavagna. Ecco, adesso passo la parola a Radha, che entrerà nelle scelta delle canzoni e traduzione e via dicendo.
Grazie Giorgio, e infatti come diceva Giorgio, queste canzoni sono usate molto, che ascolteremo tre, quelli di Hindi e due in italiano. E allora queste canzoni, io ho sentito queste canzoni da quando ero piccola. In India, anche se erano molto prima del mio tempo, di questa volta almeno, però ogni volta che le sentivo, cioè mi portavano veramente oltre il tempo, oltre questo tempo, oltre quello che conoscevo. E davano delle sensazioni che non capivo, non potevo spiegare, ma come una memoria antica che però va oltre le parole, va proprio nel significato e nel sentimento, nel sentire esattamente proprio il senso, forse sconosciuto da chi li ha anche composte. Però va a toccare quello. E infatti nello studio di tutti i giorni una di queste canzoni viene citata, semplicemente cioè una linea, diciamo, una frase della canzone, e poi tante cose vengono spiegate da quello. Perciò questa prima canzone che ascoltiamo, è una canzone che porta molta spensieratezza. E cioè le parole della canzone sono questa vita. Aspetta. La vita è un bel viaggio, chissà cosa porterà domani. E non nel senso chissà con preoccupazione cosa porterà domani, ma nel senso domani non è ancora arrivato. Perciò sperimentiamo la gioia di oggi. E pensavo che nel mondo di oggi, dove ci sono sempre più preoccupazioni, ascoltare questa canzone forse darà di nuovo quell'assaggio di quello stato, non solo da bambini, ma anche da adulti, di poter essere spensierati, pur trattando temi come vita, morte, cioè tutto. Allora adesso chiedo a Giorgio di leggere le parole della canzone, il testo, così questo prima di ascoltare. Quando Giorgio ha finito di leggere, ascolteremo la canzone che dura circa 5 minuti e mentre si ascolta vi invito cioè non capirete le parole, a meno che non capite Hindi, però di ascoltare al vostro cuore, no? Questo oggi stiamo parlando di canzoni dal cuore. Perciò ascoltate il vostro cuore e i sentimenti, magari se volete scrivere o vedere che immagini vi portano, anche dopo aver sentito le parole che adesso Giorgio vi leggerà. Perciò eccoci, buon ascolto. Allora, questo è il testo della canzone che ascolteremo tra poco e dice: La vita è un bel viaggio, chissà cosa porterà il domani. Dobbiamo andare oltre la luna e le stelle. Ci siamo spostati più in là del cielo. Questi tempi saranno lasciati indietro. Chissà cosa porterà il domani. La vita è un bel viaggio. Chissà cosa porterà il domani. Muoviti per il mondo ridendo e cantando. Non preoccuparti delle opinioni del mondo. Passa le tue giornate sorridendo. Chissà cosa porterà il domani. Sì, la vita è un bel viaggio.
chissà cosa porterà il domani. La morte deve arrivare e un giorno arriverà. La vita deve andarsene e un giorno se ne andrà. Ma di cosa dobbiamo preoccuparci con tutto questo? Chissà cosa porterà il domani. La vita è un bel viaggio. Chissà cosa porterà il domani. Ecco, e adesso ascolterete la canzone. La vita è un bel viaggio. Chissà cosa porterà il domani. E cos'altro, cosa avete vissuto in questi momenti? Qualsiasi altra parola che ha, sì, chi ha bisogno di gioia, basta mettere quella, saltare con gioia e sorridere, infatti, sì, energia positiva, gioia, sì. È incredibile, no? Anche senza capire le parole, o tutte le parole, passa molto fortemente questo senso di, cioè di non avere neanche una preoccupazione e di essere leggerissimi. Bene. Ok, allora. Sarebbe bello tutta la classe con questa splendida energia. Bene. Allora, adesso ascoltiamo le parole della seconda canzone. E questi hanno un altro tono, comunque che ci serve tutto, no? E una delle cose che nel sentiero spirituale si capisce che sì, è un viaggio, però ognuno deve viaggiare anche da solo. Siamo arrivati da soli e dobbiamo andare via da soli. Perciò come capire questa cosa? Allora, la prossima canzone si chiama Cammina solo ed è bellissimo, le parole sono meravigliose, come un insegnamento, come stare bene. Perciò adesso chiedo a Giorgio di leggerlo. Allora, questa cammina solo, che in hindi, così facciamo pure la lezione hindi, chal akela, chal significa camminare, e akela da solo, chal akela. Cammina solo, cammina solo. O viaggiatore, la fiera è ora lasciata indietro, ora vai da solo. Sentieri di mille miglia ti chiamano, ti invocano di andare invece di tollerare la sofferenza qua. Chi è che non ha mai giocato con la sofferenza? Cammina solo. Se nessuno ti dà supporto, impara ad amare te stesso. Rendi la terra il tuo materasso e il cielo la tua coperta. Non hai ancora giocato completamente il gioco della vita.
cammina solo. E adesso ascoltiamo insieme questo Cammina da solo. Bene. Perciò scrivete per favore quello che le sensazioni che avete avuto, immagini. Buona per una bella passeggiata, sì? Sì, ricordare, infatti tante volte camminando metto queste canzoni che dà proprio un salto nei piedi, è molto bello, tanta energia. Che tipo di energia, Pietrina? Sì. Perciò queste, cioè, come diceva Giorgio all'inizio, uno delle usi di queste canzoni, che poi possono essere canzoni a vostra scelta, è proprio per aiutarsi, è come un mezzo. Perciò allegramente spensierati per mano con Baba, con l'anima suprema, sui sentieri divini. Sì, positiva, molta forza, grazie. Sentieri, sì. Bene, cioè nella registrazione metteremo il link di queste canzoni che sono tutte su YouTube pure, che potete sentire. E magari sentite solo l'audio perché i video saranno i film, perciò che danno tutto un altro significato. Ma a livello significato spirituale, che penso che è il significato originale di queste canzoni che sono state composte. Perciò adesso ascolteremo la terza canzone, è l'ultima, quella in hindi, e poi passeremo a quelle in italiano. E questa qua penso che viene da una delle tradizioni mistiche, cioè influenzate dai sufi. Alcune di queste canzoni vecchie di film sono proprio canzoni sufi. Che a volte parlano dell'anima suprema di Dio come straniero, no? Come uno che viene da un altro luogo. No? E questa canzone che adesso ascolteremo è come l'essere umano o l'anima umana che parla al straniero, cioè l'anima suprema. E parla del suo amore per lo straniero. Perciò adesso chiedo di nuovo a Giorgio di leggere. E prima c'è Sinanzi, oggi sono sensibile, voglio piangere perché l'anima è sommersa nella parola di camminare da soli, in compagnia con Dio, sì, infatti. A volte alcune di queste canzoni toccano proprio una, non so se dici una corda del cuore, no? Però sì, perciò si può lasciar fluire quello che vuole fluire. E adesso ascoltiamo le parole di questa canzone. Mm-hmm.
Allora, questa canzone ha per titolo Chahe Pas Ho Chahe Dor Ho. Dur Ho. Chahe Pas Ho Chahe Dur Ho. Che la canzone fa così, dice così. Che sei vicino o lontano, che sei vicino o lontano, sei l'immagine nei miei sogni. Che sei vicino o lontano, sei il destino della mia vita. O straniero, non dimenticare, ti ho dato il mio cuore, non conoscevi il mio cuore. Ho imparato a mantenere le mie promesse. Che sei vicino o lontano, sei l'immagine nei miei sogni. Fin quando brillano la luna e le stelle, fin tanto sono tuo e tu sei mio. Le onde dell'oceano chiamano, che ambedue sponde si incontrano. Fin quando brillano la luna e le stelle, fin tanto sono tuo e tu sei mio. Le onde dell'oceano invocano, chiamano, per far incontrare le due sponde. Quindi questa, dedicata allo straniero che è Dio, l'essere che non percorre il pianeta Terra, ma che è l'obiettivo del nostro yoga, l'anima suprema, qui chiamato lo straniero. Quindi ecco qui, vuoi dire qualcosa a proposito di questa canzone? Sì, scrivete quello che avete sentito e una delle frasi che mi ha toccato molto delle come parole, infatti, è che cioè le onde dell'oceano chiamano, che ambedue sponde si incontrano, che nel senso che i due estremi, le cose piene di polarità che nel mondo di oggi diventano sempre più lontani, che diventano uno, e sia la personalità che l'anima stessa, a volte il cuore dell'anima si sente spezzata, no? Perciò è come ritornare insieme. E questo poi, no? Se sei vicino o sei lontano a livello fisico, no? Però col pensiero comunque non c'è distanza. Perciò dice, fa pensare, sì, mi sono sentita avvolgere da un caldo abbraccio. Bellissimo. Bene. Comunque, queste sono alcune fra tantissime delle canzoni che conosco e poi saranno ancora di più di sicuro. E adesso, se volete scrivere ancora, potete continuare. E nel frattempo
Adesso passiamo a quelli in italiano. E così ascoltiamo altre belle parole. Allora, volevo dire che questo aspetto delle canzoni, della musica in generale, ma delle canzoni dove quindi ci sono dei testi, delle parole che spesso sono molto, molto poetiche, e per me sono sempre state un grande insegnamento. Scusate. Particolarmente ricordo che i primi passi di inglese li ho fatti seguendo i testi di alcune canzoni inglesi, quindi ho imparato proprio così l'inglese, perché a scuola studiavo francese, quindi e ho sempre amato molto dei poeti, diciamo, dei poeti che hanno la qualità di fare canzoni per essere conosciuti, per diffondersi. Quindi adesso c'è tutto un mondo nelle canzoni, spesso sono poche parole e senza senso, però ci sono sempre degli artisti che portano veramente una bella nota positiva e spirituale. E una delle canzoni, ho scelto due canzoni oggi, quindi voi potete magari scrivere sulla lavagna se conoscete delle canzoni, quindi magari possiamo continuare un altro programma con le canzoni sia indiane che italiane oppure inglesi, anche in inglese potrebbero essere tradotte, quindi se siete interessati a fare altri incontri di questo tipo basta che lo menzionate sulla lavagna e quindi sarà possibile farne altri. Allora, per le canzoni che ho scelto oggi, la prima è una canzone molto bella, famosa, di penso sia degli anni 60, una canzone che ha per titolo Meraviglioso, che sicuramente conoscete, di Domenico Modugno. Quindi è una canzone che descrive qualcuno che è depresso, quindi nella canzone viene descritto che sta pensando di buttarsi da un... E poi passa qualcuno che lui descrive come un angelo vestito da passante che gli fa notare la bellezza della vita. E è molto bello questo, connesso anche con quello che fa Dio con noi in un modo più evidente, ma a un certo punto è come se abbiamo perso completa speranza nel mondo e l'unico che veramente ci riporta a un senso della vita, un entusiasmo, è Dio. Quindi possiamo ascoltare questa canzone con questa idea che il passante è proprio, lui lo descrive un angelo, non un angelo vestito da passante, ma potrebbe essere, come nella canzone in hindi, questo straniero, il viaggiatore. Allora metto la canzone e ci risentiamo. Quindi questo è Meraviglioso, di Domenico Modugno.
Ecco qui, questa era una canzone che sicuramente tutti avete sentito, conoscete, una canzone che è caratteristica di magari degli anni 60, dove c'era tanta più spensieratezza e gioiosità e il mondo ancora non era diventato così pesante. E quindi è una bellissima canzone questa che ogni volta che ascolto veramente mi fa pensare a quanto è bello apprezzare quello che abbiamo e quindi è un qualcosa che parte dall'interno, da dentro di noi, questo apprezzamento che poi porta grandi tesori. A parte come superare le grandi ombre della vita. Quindi questo era una canzone. E l'altra canzone, penso che con l'altra canzone possiamo concludere, una bellissima canzone molto meditativa di Franco Battiato. Ecco, Franco Battiato è uno di questi autori, e questi autori che in effetti sono dei poeti che hanno trovato la modalità di espressione attraverso le canzoni, che trovo che è una cosa bellissima. O personalmente ho molti cantanti così che usano questa modalità di cantare non perché hanno una voce meravigliosa, ma più che altro per mettere in musica dei poemi. Quindi, e volare, sì, anche volare è molto bella, certo. E sì, mettete le vostre idee, poi c'è possibilità di riflettere su questo, su queste canzoni, e magari possiamo fare un altro intro dove c'è un'altra scelta di canzoni. E ce ne sono in italiano, ce ne sono in inglese, ce ne sono di bellissime in francese. Quindi, se vi piace questo tipo di programma, possiamo continuarlo ad un certo momento, continuare con altre canzoni. Quindi adesso passerei a questa seconda canzone che ha per titolo Un oceano di silenzio e è di Franco Battiato. Ecco, bellissima questa canzone di Battiato come tante altre sue, e particolarmente per l'insegnamento della nostra scuola, questo oceano di silenzio, spesso ci si riferisce a Dio in quanto oceano, oceano di pace, di amore, di beatitudine e anche oceano di silenzio, che in Hindi è la stessa parola per pace. Quindi, ecco, molto, molto, molto bella, molto meditativa. E allora, continuate a scrivere le vostre idee, che ne pensate di programmini di questo tipo e vedremo. Vi passo la parola a Rada, io vi saluto, grazie per aver seguito e scrivete pure come si sente la qualità della musica, perché stiamo cercando pure quello di renderla il migliore possibile.
Grazie. Grazie, sono infatti leggo i suggerimenti anche di quelli in inglese, perciò sicuramente prendiamo tutto in considerazione. È veramente una serata gioiosa, almeno per me, e spero anche per voi. E così portiamo avanti questa fiamma di entusiasmo, il soffio della vita, okay? Sì, amore, silenzio, però anche entusiasmo, questa leggerezza, questo accedere a tutte queste qualità interiori. Perciò grazie ancora per la vostra presenza e ci vediamo la prossima volta. Buona serata. Om Shanti. Lasci un po' di musica.